Una stagione di prosa ricca di appuntamenti da non perdere, quella del Teatro Luca Ronconi di Gubbio, che prenderà il via sabato 16 novembre alle 21 con l'autore e interprete Mattia Smartelli e il suo nuovo spettacolo Eretici, il fuoco degli spiriti liberi. Primo degli appuntamenti pensati per attirare l'attenzione dei meno abituè e dei ragazzi. Bianca Maria Ragni, responsabile del circuito teatrale, ha ricordato l'offerta destinata ai giovani, comprensiva di 4 spettacoli a un prezzo calmierato di 32 euro, per assistere alle rappresentazioni degli Eretici, dei Figli, il Fu Mattia Pascal e Sempre Domenica. È infatti fissato per venerdì 13 dicembre alle 21 l'appuntamento con il collettivo Controcanto, che va in scena con Sempre Domenica, una riflessione sul senso di straniamento prodotto dalla condizione lavorativa. A inaugurare il nuovo anno, il 25 gennaio, Il Grande Vuoto, uno spettacolo visionario di Fabiana Iacozzilli che racconta l'epilogo della vita di una famiglia, il rapporto tra il vuoto e il senso della memoria. In anteprima a Gubbio, domenica 2 febbraio alle 17, la nuova commedia di Edoardo Erba con Maria Amelia Monti dal titolo Strappo alla regola, un gioco tra teatro e cinema dai ritmi incalzanti. Uno degli appuntamenti più attesi e promettenti, dice il direttore del Teatro Stabile dell'Umbria, è il remake dello spettacolo Gente di facili costumi, che offrirà occasioni di riflessione. Come mi suggeriva una mia amica prima, forse l'appuntamento più importante per il pubblico cubino è di ritrovare e poter applaudire Claudio Insinna. Sarà qui con Gente di facili costumi, un testo scritto da Nino Manfredi e Nino Marino, che non sono io, ma è un altro autore che si chiama col mio stesso nome, e quindi sarà l'occasione per applaudire Insinna al Teatro Comunale di Gubbio. Gli appuntamenti sono tanti, ci sono commedie brillanti, teatro di narrazione, un pirandello, la danza, è una stagione molto ricca che vedrà anche due debutti nazionali, Maria Amelia Monti, che sarà qui a Gubbio a allestire lo spettacolo, lo presenterà per la prima volta al pubblico in prima nazionale, è uno degli spettacoli più attesi del panorama teatrale italiano, che è Il Grande Vuoto di Fabiana Iacozzilli. Torna domenica 2 marzo un grande classico della letteratura pirandelliana, il Fu Mattia Pascal, con la regia di Marchese Simonetta Solder. Domenica 16 marzo si presta a diventare una serata dedicata alla danza con ballade di MM Contemporary Dance Company, che fa un tuffo negli anni 80. Infine la stagione si chiude martedì 8 aprile con l'attore e drammaturgo Mario Perrotta e il suo spettacolo Dei figli, che racconta le difficoltà di diventare grandi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare biglietti e abbonamenti, mentre sul sito del Teatro Stabile dell'Umbria è già possibile curiosare e conoscere i dettagli.